sono Annalisa Losacco e insieme ad Eugenio Manghi realizziamo documentari di natura in Italia e in giro per il mondo, reportage anche di carattere ambientalista e di carattere antropologico. Questo documentario in realtà è frutto della vincita di un bando che il Parco Nazionale dell'Altamugge aveva fatto per assegnare appunto questo incarico. E noi, fra tante case di produzione video, siamo riusciti ad avere questo incarico. È stata una bella scommessa. Primo perché io sono pugliese e quindi sono anche cresciuta in questo territorio burgiano e sono molto legata. E diciamo una delle cose che quando mi sono trasferita a Varese mi mancava di più, vedere le primavere burgiane, le ferule che fiorivano, le orchidee. Tutti i rapaci in giro, era una cosa che mi mancava molto, oltre al mare. Allora, il Parco Nazionale dell'Altamurgia è un parco molto giovane, nel senso che è una decina d'anni che è stato istituito un parco nazionale, comprende 13 comuni, per cui è abbastanza, diciamo, ricco anche in termini di gente, di popolazione. La gran parte del territorio del Parco Nazionale è di proprietà privata, per cui ovviamente all'inizio c'è stato un po', diciamo, di frizioni fra il parco, l'ente parco e le proprietà private. Ma adesso diciamo che le cose stanno migliorando tantissimo. Tante masserie, che sono le cascine di giù, sono in realtà molto interessate alle attività del parco, si sono trasformate in fattorie didattiche, seguono i programmi del parco. La presidenza, di Cesare Veronico ha aiutato moltissimo a far conoscere il parco e a coinvolgere tantissimo anche gli operatori locali, per cui si sta veramente muovendo molto bene. È un parco, il titolo del film è Parco Nazionale Altamurgia, una terra strana, perché è una terra strana l'Altamurgia, nel senso che uno arriva e dice, va bene, cosa c'è da vedere? Sembrano una serie di colline un po' sassose, in realtà è un po' come un ambiente da scoprire sotto i sassi e ci sono, in realtà poi c'è tanto, c'è tantissimo, dalla minuscola orchidea e dagli endemismi di insetti al lupo. Siamo riusciti a filmare il lupo, ma anche il gatto selvatico, è stata la prima documentazione che abbiamo fatto, per cui con delle telecamere chiaramente a infrarossi piazzate opportunamente, siamo riusciti a filmare anche ben due branchi di lupi, anche molto a proprio agio, che con cucciolate che giocavano con le farfalle, insomma, cose molto belle, ecco. Per cui siamo riusciti, io ero già chiaramente incantata dal posto. Con queste riprese, ci siamo molto appassionati, tanto è vero che Eugenio Manghi, che è il regista del film, ha maturato una tale passione per questa terra che è ancora lì che ogni settimana va a fare delle riprese. Adesso, proprio di oggi, la possibile localizzazione di un lupo e quindi molto probabilmente domani va a piazzare le telecamere. Quando è bella che pedalaccia, nonna mi voleva ci vena, e tu mi stringi ti abbraccia, e quando è bella che pedalaccia, quando è belli la scarola, nonna mi voleva ci vena, a un'incia